Tayan, sarap ko Maria Ricci. È molto ben rappresentato dai suoi nomi. Franco Maria. Franco, ossia forza, vigore, decisione. Ma siccome questo potrebbe anche dar di lui un ritratto un po' aggressivo, insomma c'è quel Maria poi che addolcisce il tutto e rappresenta molto bene il modo così elegante, umano, soave che il Ricci ha per amministrare le proprie e somministrare soprattutto le proprie parole. È forte la forza delle idee, ma quante ne ha avute Franco Maria Ricci? Ma moltissime. Una, l'ultima naturalmente, questa grandiosa del labirinto, del quale non parlerò, perché insomma c'è chi lo può fare meglio di me. Ma accanto al labirinto, il Ricci ha costruito una città ideale, insomma, ma come ben sappiamo le città ideali sono un'utopia e quindi non vengono mai realizzate. Invece lui l'ha realizzata, una città in cui c'è tutto, e perfino una piramide, diciamo. E questo mi ricorda che Ricci, fra i suoi progetti straordinari, ha anche realizzato un'idea che ha avuto guardando le piramidi in Egitto, però là, come cattedrali nel deserto, in mezzo alla sabbia. Invece lui ha costruito un enorme plastico che ora è al vaglio del governo egiziano per circondare le piramidi di una città ideale, una delle sue città ideali. Ma secondo me l'idea più straordinaria, ecco, che ha avuto, quella che parla di più al mio cuore, è questa scoperta che lui ha fatto, cioè che il libro, tutti sappiamo cos'è un libro, una cosa che si legge così in bagno, no, in bagno a letto, insomma in viaggio, anche facendo lavoro, come mi dicono quelli, ho letto sul Corriere della Sera. Invece il Ricci, che idea ha scoperto che il libro, oltre a essere un contenitore di cultura, di bellezze visive, può essere anche un oggetto d'arte, cioè un oggetto che si può esporre come un quadro, anzi meglio di un quadro, perché il quadro lo appendi lì al muro e lo guardi magari con diletto, invece il libro lo puoi maneggiare. Il libro di Franco Maria Ricci subito riconoscibile, no? Mentre gli altri sono tutti più o meno uguali, devi avvicinarti per vedere cosa sono, chi è l'autore e l'editore. Invece il libro di Ricci è subito riconoscibile e, come dicevo, è un oggetto d'arte che puoi toccare, sfiorare, accarezzare, palpeggiare, senza timore di essere denunciati per molestie. Allora, quanti ne ho fatti di questi libri, di questi oggetti artistici veri? Più di 600. E io li ho sfogliati, sfiorati, palpeggiati, diciamo, tutti. Per fare questo ho investito molto del mio tempo, varie ore, e così pur ricevendo le grandi dilette, ma tempo e ore che avrei potuto dedicare, che so, attività più proficue, insomma. Allora io ho fatto un conto che ho qui in tasca e per le ore che ho impiegato. Dottor Ricci, lei mi deve 784.260 euro, che però, in considerazione del fatto che lei è una persona, è anche un amico,
accetterò anche un pagamento rateale. Insomma, per tornare alla serietà, ma questa è una festa, quindi è giusto anche essere leggeri, scherzare. Franco Marerici è un genio, lo sappiamo, è stato anche scritto, e allora io mi aspetto che venga fatto il senatore a vita e cercheremo di adoperarci in questo senso. C'è anche una donna importante, e Franco Ricci ha le idee, ma le idee rimarrebbero idee, cioè utopia, se non ci fosse questa donna straordinaria che è Laura Casalis. Le formidabili idee di Franco non sarebbero state realizzate. E allora non mi resta che lasciare la parola al mio antico amico e personale Vittorio Sgarbi.